Buon pomeriggio, Mariangela. Buongiorno, qui è di mattina. Mattina molto molto Classe. presto, e quindi grazie per Le questo, 7:30. per questo collegamento. E, Niente. Mariangela, tu sei un personaggio molto in vista da quelle parti, sei una di quelle persone che insomma si dà molto da fare per la comunità italiana e tra l'altro abbiamo tanti amici in comune, segno che appunto la rete di italianità lì in Australia è molto fitta e comunque ecco tu sei una protagonista di questa comunità. Intanto perché sei la presidente del Comites del Queensland e come vediamo appunto con il sito ufficiale e poi sei anche la, possiamo dire, Deus Ex Machina dell'Italian Business Women's Network Australia. Allora, benvenuta Sì, giusto. Sì, ai sì, nostri sì. microfoni intanto, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, partiamo proprio da quest'ultima cosa che ho detto, da questo network. Di che cosa si tratta esattamente, Mariangela? Allora, praticamente l'ho fatto per fare. C'ha due parti. La prima parte è di portare onore alle nostre mamme che hanno lasciato la loro terra, per esempio mia mamma la Sicilia, quando aveva 17 anni, non sapendo dove andava, nel senso che qui c'era la famiglia, ci hanno fatto a quei tempi l'atto di richiamo, come tante mamme italiane, donne italiane, non solo in Australia ma anche in America, come ben sapete. E di dare un onore a loro nel senso che guarda cosa siamo diventati noi qui in Australia in vita professionale, in vita di business. Qui noi abbiamo dei ministri che sono italo-australiani, abbiamo dei giudici, abbiamo delle donne che hanno dei posti incredibili rappresentando l'Australia o la loro comunità nella loro città. L'altra parte è di attaccare i nuovi arrivati, che arrivano qui spesso tante ragazze che sono hanno dei lauree, che purtroppo qui in Australia non sono conosciuti, ma voglio che loro capiscano che loro sono quello che erano le nostre mamme e di capire che c'è un futuro anche per loro qui in Australia. Sì, ci vuole pazienza, ci vuole un pochettino di soldi anche, ma si devono preparare, nel senso che tutto è possibile nella vita. Loro hanno il coraggio di venire qui in Australia, come hanno avuto il coraggio le nostre mamme, e di attaccare tutto questo con le donne australiane che hanno una passione e un amore per l'Italia. Ecco, tutto qua. Benissimo, beh, tutto qua è tanto, direi, è una bellissima cosa, anche lo spirito che muove queste iniziative è una cosa molto 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 bella, sicuramente da lodare. Stiamo vedendo anche un po' di articoli che ti riguardano, che ti ritraggono appunto con i flyer di queste lodevoli iniziative. E, dunque, Mariangela, ovviamente Australia e Italia sono due paesi strettamente legati, perché l'Australia è patria di tantissimi italiani, comunità molto vaste, e questo rapporto, possiamo dire, influisce anche, cioè, nel modo di pensare, no? Perché io ho anche un po' di parenti in Australia e me ne rendo conto. Diciamo che australiani e italiani sono praticamente, non dico la stessa cosa, ma insomma abbastanza simili, no? Anche perché tanti australiani. Tu sei nata per esempio in Australia, ma sei siciliana, no? L'hai detto prima, me lo dicevi con Esatto. orgoglio. Esatto. Sì, e con tanti di noi anche la nostra prima lingua fu il dialetto del paese, perciò io l'inglese l'ho imparata a scuola a 4 anni, perciò io mi sento più siciliana slash italiana che australiana, ma dopo ci sono parti di me che sono più australiana che italiana, perciò è una confusione. Noi, la mia generazione, non vi dico la mia età, ma la mia generazione, per tanti anni abbiamo avuto una grande confusione perché a casa si parlava e si parla ancora il dialetto con tanti di noi, ma siamo australiani, cresciuti qua, la scuola qua, studiati qua. Perciò è un piccolo conflitto, ma l'australiana adesso ci hanno
un rispetto per l'Italia che è incredibile, che nel mio tempo che crescevo non c'era. Sì. Questo è molto, molto importante anche questo, sì, in effetti proprio i rapporti poi alla fine fanno la comunità, i rapporti personali, interpersonali e appunto l'emigrazione in Austria, l'Australia possiamo dire che è un paese di emigrati, chiaramente ci sono tantissime nazionalità e quella italiana insomma è una di quelle molto molto presenti. E, Mariangela, il tuo impegno come anche istituzionale, diciamo, perché appunto presiedi il Comites, che insomma, comunque protagonista di diverse iniziative, no? È, diciamo, è un organismo molto complesso e appunto tiene comunque anche legate le origini, la diffusione anche dell'italiano, no? Con eventi, con iniziative. Sì, io da 20 anni che faccio parte del Comites, Sì. sono stata scelta 20 anni fa dal Consule, che si usava così, e dopo sono stata invitata a partecipare su una lista, e questa è la mia seconda mandata come presidente. Perciò io già da 10 anni che facciamo noi qua dei incontri mensili con i giovani che arrivano, di dare un po' di informazione ai giovani italiani che vengono qui, arrivano con i vari visti. Abbiamo anche creato una guida che si chiama Prima Fermata Queensland. Quest'anno si celebra i 10 anni di questa guida e la quarta edizione. Io provo di aiutare i giovani, nel senso che anche gli do una mano a trovare il lavoro. Loro mi mandano il loro curriculum, io ho una database dei ristoranti italiani e lavoriamo insieme. E questo è il futuro. Questo è il futuro degli italiani in Australia, i giovani che arrivano. O hanno 20 anni, o hanno 40 anni, che vengono come studenti, che cercano di cambiare vita. Loro sono il nostro futuro. Come erano i miei genitori quando sono arrivati qua, loro erano il futuro dell'Australia. Perciò tutto questo si deve mantenere e si deve dare anche un sostegno, perché tanti giovani non sanno cos'è il Comites e hanno paura anche di fidarsi delle istituzioni italiane che si trovano qua. Perciò qua è una cosa un pochettino difficile, ma mi sa che qui in Queensland ci lavoriamo bene, di lavorare insieme anche le scuole e delle associazioni che già esistono. Regionale. E vediamo anche, ecco, tra le varie cose, ecco, abbiamo mostrato proprio la pubblicazione prima fermata, appunto con tutte le informazioni utili appunto sul luogo. Ecco, vediamo in questo caso informazioni telefoniche piuttosto che numeri di emergenza. Beh, queste sono proprio le cose basilari, utilissime ovviamente da avere sotto mano. E poi ci sono, cara Mariangela, ci sono anche eventi. Io, ecco, mi cadeva l'occhio su un festival, Festitalia. Noi seguiamo anche le feste italiane all'estero, quindi magari potremo tenerci in contatto per raccontare i vari festival, i vari eventi e Festa della Repubblica, che ovviamente sono eventi molto sentiti, soprattutto chi vive lontano dall'Italia. Poi ci sono degli eventi anche nei prossimi giorni. Sì, sto dicendo sì, infatti sto pensando, c'ho un sacco di eventi questi nelle prossime settimane. Sì, qui abbiamo l'associazione Fogolar Frulan, che sono molto Sì. molto attivi nella comunità. Il 16 di febbraio fanno un giorno carnevale. Anche purtroppo quello giorno abbiamo una piccola festa italiana per celebrare il cibo italiano, perciò io sono lì, è un evento che è la prima volta che lo fanno, e eventualmente ogni anno sarà nel stesso periodo, fra il 15 e il 16 di febbraio. Dopo abbiamo adesso che viene Fausto Leale, il cantante, abbiamo un concerto italiano. Perciò loro sono in 5 con Mattia Bazzà anche, perciò loro sono qui per il 30 di marzo, un concerto qui a Brisbane. Abbiamo varie feste italiane nel North Queensland, dove ci sono tantissimi italiani, è una zona molto molto regionale. E
Perciò sì, i primi 6 mesi per me sono con il console, sempre queste attività li faccio insieme al console. Abbiamo una visita con comunità italiana Bundaberg, che è un paesino 4 ore fuori di Brisbane. Andiamo lì il 29 di febbraio a incontrarsi con la comunità italiana di là. Perciò anche lì ci sono dei giovani che lavorano sulle farm. E ci sono anche cittadini italiani che hanno magari 70 anni che si trovano là e tutti vogliono la richiesta, vogliono cercare di essere italiani prima di morire, perché E tanti hanno perso la cittadinanza italiana. Sì. questo è molto bello. Sì, E le radici sono sì, fortissime, soprattutto quelle italiane. Lo diciamo perché appunto lo sappiamo per esperienza diretta. Mariangela, quindi sì. 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 tanta carne al fuoco. Io ti invito, te lo chiedo proprio ecco, in collegamento video, a tenerci in contatto perché poi vogliamo raccontarle anche questi eventi, magari con qualche video, con qualche proprio racconto, mostrando ecco, agli amici, ai nostri telespettatori, le tante e bellissime iniziative che fate appunto in quella meravigliosa terra che è l'Australia, che è un po' anche l'Italia in effetti, perché appunto siamo molto molto vicini nonostante la distanza. Sì, Mariangela, ma io... anche grande qua, Eh sì, sì, molto senti, grande. io leggevo l'Australia è grande quanto l'Europa, ma è abitata quanto l'Italia come grosso modo popolazione e territorio, no? Sì, praticamente tutta la costa dell'Australia dove si apre, del centro è Deserto, deserto. sì. Perciò sì, magari che sulla carta geografica sembra che è tutta una striscia che è Perth, Brisbane. Non è così, infatti tanti giovani ragazzi si prendono la macchina Perth per attraversare il deserto e purtroppo dopo succedono delle guai. Sì, è molto, molto, sì. È un'avventura, un'avventura. Mariangela, io in chiusura di questo bellissimo collegamento, ti chiedo ovviamente un saluto a tutti gli amici, i nostri telespettatori di Patrimonio Italiano TV e in generale agli italiani all'estero. Grazie, sì, un caro saluto, in particolare anche il paese da dove vengono i miei genitori, Castiglione di Sicilia. Spero che per maggio sono lì, che celebrano una festa nel paese. E vi mando un caro saluto dall'Australia a tutti gli italiani nel mondo. E allora io mi unisco ai saluti al tuo paese e poi magari quando vieni in Italia Thank ci vedremo sicuramente e you. Certo. ti ringrazio tantissimo, Grazie. presidente del Comites Queensland e della Network delle Donne Italiane, Mariangela, ecco qui, vediamo ancora una volta il bellissimo articolo della Voce, lo voglio mostrare ancora una volta, cara Mariangela, la Voce d'Italia, articolo che ti Sì. riguarda, direttamente da Brisbane, Mariangela Stagnetti. Grazie mille, Mariangela. Grazie Mike, thank you.